C'è un progetto che naviga molto sott'acqua, non se ne è parlato molto, se ne è accennato anche sui giornali, ma non con l'importanza enorme che noi l'abbiamo chiamata nella convocazione di questa conferenza stampa pazzesca, non usiamo quasi mai un aggettivo del genere, perché l'impatto sulla laguna di questa opera, che è legata appunto all'arrivo delle grandi navi, non più dal bacino di San Marco, ma dal canale dei Petroli, è enorme. Vi abbiamo allegato una documentazione che spiega nel dettaglio quello che è il progetto e anche le parti dell'imbroglio delle dichiarazioni, perché a un certo punto noi ci accorgeremo, e Carlo le sottolineerà, penso, che ci sono delle dichiarazioni sull'impatto date in questi mesi da parte del magistrato Le Acque, che sono veramente false. Si tratta delle scogliere, come ha detto il soggetto, due scogliere che per un totale di 7 km e mezzo circa, che vanno da Porto San Leonardo a Fusina, mai dichiarate in funzione delle grandi navi, ma poi dichiarate a voce da Paolo Costa per questo, così come due casse di colmata, non barene, proprio casse di colmata, cioè 1,5 m sul medio mare di confinamento, che sono anche queste chiaramente esplicitamente dichiarate come luogo dove mettere la parte più inquinante dei 5 milioni e mezzo di metri cubi di fanghi, e ancora tre barene cosiddette traslate, una invenzione assolutamente fantastica. Stiamo dichiarando che siamo nel pieno dell'illegalità, non sono solo le tangenti illegali, non è solo la mantovania, non sono solo queste cose che sono, diciamo, l'aspetto più clamoroso di questo malcostume, ma sono i progetti stessi, quelli che apertamente il porto, Paolo Costa, e dietro a lui il consorzio, e dietro a lui il magistrato Le Acque, e dietro a lui, ahimè, nel silenzio anche il Comune di Venezia, perché non abbiamo sentito una voce alzarsi da parte del Comune di Venezia su questi temi, che sono clamorosamente non solo illegali, ma anti-veneziani, tutta la storia di 1500 anni di rapporto con la Laguna Venezia. Voi vedete in piccolino rosso, questo intervento che è apparentemente piccolino rosso, l'estensione longitudinale è quella interamente interessata dalla costruzione di queste doppie dighe sui lati est e ovest del canale, ma poi si vede anche riprodotta l'estensione delle cosiddette barene artificiali o discariche vere e proprie, di un valore complessivo di quasi 6 milioni di metri cubi di riposizionamento, che vedete come estensione essere comparabile per la stessa scala di misura della dimensione delle isole al centro della città di Venezia. L'allegato 418, lo trovate segnato nel riquadro, diciamo, di impostazione, che descrive le scogliere vere e proprie. La definizione è opere di protezione e dissipazione, ma si tratta di scogliere. Voi vedete riprodotto in colore, lungo il tratto del canale, le diverse tipologie di intervento. Quindi stiamo parlando proprio esattamente della curva del canale dei Petroli, terminale prima d'Arsena, Petroli, Porto San Leonardo, che è questa, in mezzo alla laguna, e tutto il tratto che poi, disposta così la tavola, evidentemente non è così, affianca le casse di colmata fino a raggiungere proprio Fusina. E voi avete riportato dalla tavola ufficiale del progetto, perché vedete la tavola di stato l'acqua è tutta puntuale, la diversa tipologia delle scogliere, di cui abbiamo le sezioni riportate a fianco. E sono complessivamente, sembra poco, ma la scala è qui, è importante, sono 7 chilometri di doppie dighe scogliere che vengono costruite a fianco, ai due fianchi del canale dei Petroli, verso le casse di colmata che sono più retrostanti, però qui viene fatta addirittura una colmatura ulteriore a completamento fino al marginamento nuovo della diga, e poi verso la laguna aperta. Voi vedete che la tipologia, la dimensione ciclopica, la dimensione anche delle pezzature che costituiscono, diciamo, queste scogliere, sono gli enormi massi, soprattutto i grandi massi di quasi 1.600.000 metri cubi, se non sbaglio, di grandi massi di 3 tonnellate. Quindi queste sono veramente un'opera di grandi dimensioni che per tipologia è
evidentemente totalmente incongrua con il tessuto, con le componenti naturali, con il sistema morfologico e geomorfologico della laguna di Venezia. Già questo è un elemento, anche solo il materiale, è un elemento di grande contraddizione e illegittimità rispetto alle prescrizioni che poi andiamo a ripassare. La seconda tavola invece, che è grande o terza, insomma il terzo foglio, rappresenta la forma e l'estensione delle nuove artificiali cosiddette barene di cui appunto ci sono nelle quali c'è una capacità complessiva di 5.600.000 metri cubi di riporto che corrispondono all'entità degli scavi eventualmente necessari per il canale Contorta. Questa artificializzazione totalmente rigida e artificiosa le va a costruire come isole artificiali di discarica che nulla hanno a che vedere con le balene. Quello che va segnalato anche è che al di là del richiamo letterario che viene fatto nella relazione, queste formazioni non corrispondono assolutamente a precedenti preesistenti barene, non sono una ricostruzione, sono un'artificializzazione totalmente spostata di 500 metri di quello che era l'originario fronte di barene vere prima della costruzione delle casse di colmata. Anche questo è esplicitamente vietato dalle leggi, cioè non si possono creare barene nuove né discariche nuove. Si può soltanto eventualmente ricostruire qualcosa nelle isole esistenti, esplicitamente. Stiamo parlando della legge speciale del 73 che impone per esempio l'articolo 3 la preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna ad esclusione di ulteriori opere di imbonimento. Stiamo dividendo la laguna, separando materialmente la laguna di Mira dalla laguna aperta, perché queste due grandi dighe separano totalmente queste due parti della laguna. Ovviamente la legge speciale successiva dell'84 che impone di eliminare le cause e non rafforzare le cause che hanno determinato il degrado del bacino lagunare, e ancora la legge del 92.3 che impone il ripristino della morfologia e non alterazione ulteriore di cui stiamo parlando adesso. Andiamo avanti ancora, il PALAP ovviamente nei due articoli che sono citati, fondamentali 5 e 6, impone, vieta gli interventi di bonifica, vieta, impone l'innalzamento delle quote di fondale dei canali e impone il ripristino di materiali compatibili, altro che i massi da 3 tonnellate l'uno. Sono vietati interventi di bonifica e colmata, nonché movimenti terra, cioè tutto fuori legge. Fino adesso loro la usavano la laguna, la usavano e cercavano di difendere la rendita di posizione e passavano finché potevano. Le lotte hanno fatto in maniera che loro hanno dovuto prendere delle decisioni che noi non condividiamo, ovviamente, canale, lo scavo del canale Contorta e tutta una serie di altre opere che a tutti venerano già in qualche misura prima. Io quando ero in salvaguardia nel 2003 era arrivato un primo ragionamento di fatto di marginazione del canale di Petrogli e allora lo abbiamo sconfitto e dopo di via via però si è parlato di quello, della sublagunare, tutta una serie di opere come dei fuochi che si accendevano. Adesso il clima è cambiato da parte di chi detiene il potere mercantile dell'uso del territorio. E cioè loro hanno in mente di adeguare, attenti bene, adeguare l'intera laguna. La laguna deve diventare un porto diffuso, di tutti i tipi, mercantile, passeggeri. Un segnale impressionante è stato nella relazione di due dei relatori, tra cui appunto non casualmente uno è il progettista proprio della scogliera sul canale di Rinaldo, all'Istituto in Scienze d'Arti di un mese fa, in cui hanno cercato di dimostrare culturalmente e scientificamente che è sempre stato così, che la Repubblica Veneta questo ha fatto, usando surrettiziamente che la Repubblica Veneta ha fatto grandi trasformazioni. E diceva, voi di fatto ambientalisti pensate che la natura è sempre uguale, la Repubblica di Venezia, certo che le ha fatte, ma le ha fatte per conservare, per utilizzare la laguna, certo anche, perché doveva viverci.
ma in maniera compatibile alla sopravvivenza della laguna. Oggi è esattamente il contrario, usando surrettiziamente questo metodo, loro vogliono trasformarlo in un porto diffuso, dove ci mettono dentro tutto, l'autostrada del mare, le grandi navi e crocieristiche, e quindi scavare di volta in volta, modificare, modellare, come fosse una plastilina. Ogni giorno ce n'è una. Allora, questo, come dire, questa nuova situazione dello scontro impone che coloro che sono convinti che questa è la distruzione totale della laguna, e personalmente io credo che anche il solo scavo del canale Contorta è proprio la distruzione della laguna, quindi siamo di fronte a una delle scelte epocali del post-guerra. Finisco dicendo che di fronte a questo io credo che si sta rafforzando una coscienza molto ampia e diversificata all'interno dell'ambiente Venezia. Per fortuna, una condivisione totale sulle cose che stiamo dicendo adesso, poi ci sono proposte anche diverse. E questo dimostra che non è un meccanismo ideologico, ma che è un meccanismo che vuole ragionare, proporre, sperimentando con i criteri che sono in legge. Ragionare per provando, sperimentando e facendo sempre opere che possono eventualmente essere modificate o aggiornate nel tempo.